Ben ritrovati, nuovo appuntamento in diretta con Buongiorno Dottore dagli studi di Rete7. Io faccio subito il buongiorno all'otorinolaringoiatra dell'ospedale Molinette di Torino che a momenti avremo in collegamento con noi. Naturalmente parliamo del dottor Massimo Capricci. Intanto vi ricordo sempre 011-06-00774 il numero per le vostre telefonate in diretta, 348-80-40-254 per i vostri sms o whatsapp. Tenete sempre a zero l'audio del televisore, silenziate il vostro televisore quando ci telefonate. Detto questo, buongiorno dottor Capricci. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti i telespettatori. Sempre in camice bianco, sempre in ospedale, dottore, insomma siamo contenti di poterla così raccogliere in un momento un po' più di pausa nella sua intensissima attività che sì, ben ho conosciamo finito in di operare da ospedale. poco. E allora, infiammazioni da muco è il tema scelto perché è un tema importante, perché non è solo, sa, il fastidio del raffreddore, dei problemi che può dare, c'è proprio anche un discorso di infiammazioni che, oltre a essere molto fastidioso, insomma, crea tutta una serie di problemi. Verissimo, verissimo. Oltretutto le infiammazioni, la produzione di muco, le riniti, spesso accompagnate anche da sinusite, sono determinate in questo periodo e sono in aumento anche per il discorso delle allergie. In questo periodo stagionale i rinitici cronici, quelli che soffrono di allergeni legati al polline, alle graminacee, alla fluorescenza, può determinare la fioritura degli alberi e dei prati, può determinare un aumento delle crisi allergiche che si manifestano anche con un aumento del muco a livello nasale e quindi con un'infiammazione del naso e quindi una rinite che nei soggetti allergici ormai è una rinite cronica a tutti gli effetti. Le riniti sono poi invece secondarie a soltanto fattori irritativi, anche nei soggetti che non sono allergici. Fattori irritativi che può essere l'inalazione di sostanze acide, sostanze irritanti per la mucosa nasale, parlo ad esempio di solventi, benzine nelle lavorazioni, ma anche per le massaie, la candeggina, la mucatina, l'ammoniaca, tutte sostanze che possono irritare. Poi c'è l'irritazione da smog. C'è l'irritazione dall'uso di sostanze, di droghe o di sostanze stupefacenti che vengono inalate, sniffate, e poi c'è l'infiammazione legata all'arrivo di virus, quindi il raffreddore, la rinite acuta, chiamata anche corizza, è la classica rinite da raffreddore virale, quindi da influenza, ed è una secrezione catarrale che viene prodotta dal naso. Ricordiamo che il catarro, anche se dà fastidio, è uno dei nostri meccanismi di difesa, perché quando noi andiamo incontro a un virus, a un batterio, e questo batterio o virus si localizza nella mucosa nasale, noi produciamo secrezione, muco, che deve bloccare questi batteri per poi far intervenire tutto un meccanismo con i globuli bianchi, macrofagi, i linfociti, i linfociti killer, che distruggono gradualmente la parte dei batteri che sono indovati all'interno della nostra mucosa. Allora, Quando dottor la carica Capricci, infettiva è superiore, è chiaro che invece si manifesta la vera influenza. dovremmo avere una Quindi, telefonata. Pronto? sì, buongiorno, dottore. Buongiorno, come si chiama? Da dove chiama? Buongiorno. Cristina da Torino. Sì, prego, prego. Buongiorno. Dottor Capricci, sono Cristina. Volevo dirle Sì, il fatto buongiorno, l'ho di questo naso, riconosciuta, che sono venuto già da buongiorno. lei 2 volte e mi ha fatto mettere gli anoclir nel naso, però è sempre chiuso questo naso. E lei una volta mi ha Potrebbe detto di provare, può esserci un problema. mettere il cortisone e non ho fatto in tempo di scrivere quella che ha. Non si sente, dottore? Perché la stiamo aspettando Io che non sto finisca la parlando. telefonata, per la domanda volevo dire, però abbassi l'audio del televisore a Ho zero già per tutto quello. passato. Sì, perché si interrompe nel parlare, allora noi aspettiamo. Comunque, prego. Dica. Dottore? Dottor Dica. Capricci, sono Cristina. Sono qua. Abbiamo capito, signora. Sono qua. Sì, l'ho detto che questo naso è sempre chiuso anche mettendo gli Sì, anoclil nel naso. ho capito.
Ma quello è acqua marina e acido ialuronico, deve poi abbinare uno spray a base di cortisone. Non gliel'ho dato? Sì, ma non l'ho scritto. Non ho riuscito a scriverlo l'altra volta. Ah, vabbè, allora glielo riscrivo. È il Sintaris. Vediamo se la regia riesce a metterlo. Nel frattempo lei vada a prendere una penna, così lo scrive. Sì, ce l'ho già la penna. Chiostro e calamaio. Sintaris. Savona, Ypsilon, Napoli, Torino, Ancona, no, Roma. Non ho capito. Non mette l'altra volta l'aveva messo sul messo video. Io, sta arrivando, sta arrivando, sta arrivando. Grazie. Eccolo qua, signora. Eccolo lì. Lo vede? No. Guardi il televisore, signora. Deve guardare il televisore? Sì. Ha visto? Sì. Ok. Sì. Grazie. No. Sintaris. Grazie, una grazie, lo teniamo magari ancora qualche secondo. L'ho scritto, dottore. Perfetto, allora lo usa mattino e sera per 10-15 giorni al mese. 10-15 giorni? Sì. Va bene? Bene, grazie. Grazie dunque, grazie naturalmente. 011 06 00774 il numero per le vostre telefonate, 348 80 40 254 il numero per i vostri sms o whatsapp. Allora, dottor Capricci, se vuole proseguire, se no ho una domanda, ma prego, con il discorso anche legato alle riniti, che come è molto, molto legato all'infiamme. Parlando della rinite acuta, del raffreddore, anche detta corizza, il raffreddore, lo dico sempre, è un'affermazione che faceva il mio primo direttore di clinica, il professor Menzio, che diceva che il raffreddore guarisce in una settimana prendendo tachipirina, antipiretici, antinfiammatori, e guarisce in 7 giorni prendendo niente. Quindi bisogna lasciare il decorso. Mai curare un raffreddore, un'influenza con degli antibiotici, se non ci sono delle sovrapposizioni infettive, febbrili e batteriche, perché il raffreddore normale è causato da un virus, quindi si sa per certo che i virus non vengono combattuti e debellati dalle terapie antibiotiche. Si creano solo delle resistenze verso certi antibiotici e si diminuisce diminuiscono le difese immunitarie. Ecco, questa fotografia è molto esaustiva perché fa vedere praticamente tutte le zone interessate dalla rinite e dalla complicanza della rinite, che è la sinusite. Vedete che ci sono tutte le cavità paranasali, dalle frontali alle etmoidali, le sfenoidali e i seni mascellari, e poi c'è tutta la mucosa nasale. Spesso quindi c'è una rinosinusite, perché l'infiammazione del naso si va ad accompagnare poi a un'infiammazione sinusale. Nelle riniti croniche è presente sempre costante un'ipertrofia dei turbinati, un po' come la signora Cristina che ha telefonato prima, quindi i turbinati tendono a essere sempre gonfi. Ricordiamo la funzione dei turbinati: i turbinati sono dei meccanismi e delle strutture molto importanti e che ci permettono, uno, di riscaldare l'aria, uno, di umidificarla, e quindi di permettere all'aria che entra nel naso di essere a una temperatura quale la nostra corporea, quindi intorno ai 37 gradi, e poi con il giusto grado di umidità. Questo capita perché i turbinati, come vedete, tendono a gonfiarsi, come capita sul lato sinistro, in questo caso è perché c'è un'infiammazione, ma il turbinato normalmente svolge questa funzione, che quando noi entriamo in una stanza più umida, o dove c'è più freddo, quindi passiamo da un ambiente molto caldo a un ambiente freddo umido, i turbinati si gonfiano perché si riempiono di sangue, sono un po' come i corpi cavernosi del pene nel maschio, quindi riempiendosi di sangue nella parte mucosa, perché il turbinato è fatto da una parte ossea e rivestito da una parte mucosa, nella parte mucosa il turbinato, gonfiandosi, riempiendosi di sangue, chiude lo spazio aereo, delimita lo spazio aereo, l'aria quindi fredda e invernale quando entra viene rallentata e riscaldata. L'esempio che rende meglio la situazione, quello che io faccio sempre anche ai corsi, che è quello di, adesso è una zona brutta perché si parla della Siberia, ma sempre io mi collegavo alla Siberia e dicevo
in Siberia due inverni fa c'è stata una temperatura di meno 80 gradi d'inverno, l'aria che entra nel naso a meno 80 gradi deve essere riscaldata dai turbinati e arriva in gola, nel rinofaringe, quindi nella parte posteriore del naso, a più 37 gradi. Quindi c'è un gradiente di 117 gradi, poco. E questa funzione avviene esclusivamente grazie ai turbinati. Dottor Capricci, dovremmo avere una telefonata. Pronto? No, la recupereremo. Allora intanto 011 06 00774 è il numero, lo ricordiamo, lo vedete, per le vostre telefonate in diretta. 348 80 40 254 invece il numero per i vostri sms e whatsapp. Io ho una domanda, dottore, situazioni che possano essere particolarmente scatenanti di infiammazioni, riniti e sinusiti, situazioni specifiche, le faccio un esempio. Non necessariamente uno ha infiammazioni dovute ad allergia di giorno così, ma può succedere, questo penso che me lo confermerà dottore, la notte, dormendo, ristagnando, uno si sveglia invece con problemi, con mal di testa. Ma anche perché di notte, anche perché di notte c'è comunque un abbassamento della temperatura, o perché si spengono i termosifoni, o perché comunque c'è una temperatura inferiore durante la notte, per alcuni soggetti più sensibili avvertono sempre questo cambio di temperatura, questa differenza, e quindi hanno questo rigonfiamento della mucosa nasale, dei turbinati, e quindi hanno questa rinite. Oppure l'altra causa è che, stando nella posizione sdraiata, supina o anche da un lato, le secrezioni che sono presenti a livello dei seni paranasali tendono a scendere lungo le parti declivi della parete posteriore del rinofaringe, e quindi poi il naso viene irritato, come viene irritata la gola, e di conseguenza, ecco, abbiamo i turbinati. Questa è la dimostrazione, i turbinati gonfi. Questa è la dimostrazione dei batteri che possono entrare, delle particelle virali o anche dei pollini che entrano nel naso e vanno a depositarsi nella mucosa nasale, e quindi c'è una stimolazione con una liberazione di istamina e con una produzione maggiore di catarro. Allora, quali possono essere le cure migliori, più adatte, in caso di riniti, sinusiti, allergiche? Intanto però abbiamo una telefonata. Andiamo a sentire chi c'è in linea. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Come si chiama e da dove chiama? Piera. Sì, prego. Da Torino. Buongiorno. Come? Piera, credo che deve abbassare completamente a zero l'audio del suo televisore. Malissimo. Tolga l'audio dal suo televisore, la sentiamo piuttosto male. Abbassato. Prego, Piera, con la domanda. Allora, io volevo parlare col dottor. Buongiorno, dica. L'ho già conosciuto perché sono la nonna di Umberto. Adesso le volevo dire che c'è un problema. Io non riesco a capire, non sento nulla. Allora, non ha ancora iniziato la domanda, in realtà, la signora. Adesso sistemiamo un attimo il volume. Prego, Piera, con la domanda. Sì, volevo chiedere al dottor Capricci, che io ho tanto male alle orecchie e non so più cosa fare, mi va via anche la voce, mi fa male la gola. Io a lui lo conosco già. Allora, si è già fatta vedere dal suo medico di base? Mia figlia. Non ho capito, con sua figlia cosa c'è? No, cosa ha detto la signora? Mi ha parlato di sua figlia? Non riusciamo a comunicare con la signora. No. Dica, signora. Allora, ho capito che ha male all'orecchio. Da quanto tempo? Io sono la nonna di Umberto. Volevo chiedere... Non lo sento. No, perché stiamo aspettando la domanda. Signora, faccia la domanda al dottor Capricci. Sì, allora dottore buongiorno, volevo sapere, ho tanto male alle orecchie e mi fa male anche la gola, e le sento tappate e c'è le crosticine come l'eczema e mi fanno un dolore da morire. L'eczema, usa mica il cotton fioc? Sì, ho pulito quello lì. Non deve fare quello, deve però eventualmente andare dal suo medico curante se non vuole venire da me, dall'otorino, e fare controllare l'orecchio che non ci sia del cerume, oltre all'eczema. E poi può usare delle gocce, vanno molto bene le gocce di Ovison, oppure di Elocon, sono gocce a base di cortisone,
che riducono l'eczema e in più calmano il dolore. Spesso il dolore a questo livello è legato ai traumatismi da cotton fioc, perché poi il cotton fioc sembra molto morbido, ma in realtà non lo è, perché la parte bastoncino di plastica è rigido e il cotone che c'è attorno al bastoncino non protegge a sufficienza l'elasticità e la consistenza della pelle che c'è nel condotto uditivo. Per quanto riguarda il mal di gola, anche il mal di gola a volte può dare in via riflessa un dolore all'orecchio. Deve prendere degli antinfiammatori, ma a questo punto, ecco, questo è l'Ovison, sono le gocce dermatologiche da mettere nell'orecchio. Direi a questo punto che, mentre le ho consigliato di andare dal suo medico curante per l'orecchio, vada anche a farsi controllare la gola, poi può iniziare a prendere delle bustine o uno Sì, ma sciroppo come il Frobeng o delle bustine di io Flomax, dottore ero già di stata Brufen. 3 anni fa lì da San Lazzaro e mi hanno detto che un eczema è una cosa di famiglia, perché è una cosa congenita. Certo, ma l'eczema si combatte e si può curare con complessi multivitaminici, bevendo tanta acqua, perché spesso la secchezza del condotto uditivo, dovuta al fatto che uno beve poca acqua, può determinare anche in questi casi l'eczema. Quindi le gocce vanno messe e una dieta ricca di vitamine, soprattutto vitamina A e vitamine del gruppo B. Grazie, grazie dunque. 011 06 00 774. Il numero per le vostre telefonate 348 80 40 254 e il numero per mandarci SMS oppure WhatsApp. Dicevo, dottor Capricci, quelle che possono essere le cure migliori lo rinviamo ancora perché abbiamo adesso. Ci vuole qualche minuto, poi si scaldano i nostri telespettatori. Abbiamo un'altra telefonata, sentiamo chi c'è in linea. Pronto? Pronto? Buongiorno, come si chiama? Da dove Buongiorno. chiama? Prego. Allora, io mi chiamo Ida e chiamo da Torino. Mi chiamo Buongiorno Ida e Rita. chiamo da Abbiamo Torino. capito, prego con la domanda, Ida. Buongiorno Rita. Volevo parlare con il dottor Capricci. L'ascolta il dottore, prego E con la sono domanda. qui. Buongiorno dottore, visto la sua bravura, io Buongiorno a soffro lei. di infiammazione ai turbinali e quindi si gonfiano e sono molto chiusa, non riesco a respirare. Mi hanno indirizzato di fare dell'infiltrazione di cortisone, a cui io con questa infiltrazione di cortisone 5-6 mesi riesco a respirare, ho l'odorato e sto molto bene. Lei Certo. pensa che siano utili queste infiltrazioni o possono avere poi delle conseguenze? Perché pure più di No. 7-8 mesi non mi durano, poi si tappa di nuovo col gonfiore dei turbinali. Beh, le durano già tanto 7-8 mesi, però l'infiltrazione va benissimo, le faccio anch'io, non è questo il problema. Il problema è che bisogna però indagare e vedere perché c'è questa infiammazione che continua a recidivare. Se ha sentito la trasmissione dall'inizio, io ho parlato del fatto che ci può essere una rinite cronica come la sua legata a fenomeni allergici oppure a una sinusite. Lei ha fatto dei test allergologici, una visita allergologica? Signora, però abbassi a Signora? zero l'audio del televisore, non aspetti il Io televisore, parli al sono telefono. stata anche operata di polipi nasali. Ecco, vede, i polipi nasali tendenzialmente hanno quasi sempre una causa allergica. Quindi, dopo l'intervento, ha fatto una visita allergologica o no? Allergologica veramente sono stata un po' trascurata. E invece non deve esserlo, deve fare il primo passo da fare è una visita allergologica. Anche perché c'è anche il rischio che questi polipi tendano a recidivare di nuovo. Quindi il primo passo da fare, oltre a fare le infiltrazioni, chiaramente non vada a fare la visita allergologica, non vada a farla quando è sotto terapia cortisonica, perché il cortisone altera e inficia la risposta dei test allergologici, quindi può risultare non allergica, ma in realtà, pur essendo allergica, ma in realtà questa negatività è solo dovuta al cortisone che sta assumendo. Quindi i test allergologici, la visita allergologica, la deve fare quando
non è sotto terapia cortisonica. Grazie, grazie, grazie dunque. 011 06 00774 per le vostre telefonate in diretta. 348 80 42 54 per i vostri sms e whatsapp. Dicevo semplicemente cosa fare ad un certo punto, poi specie diceva in questo periodo di allergie. Eh sì, perché in questo periodo, come ho detto, iniziando già da marzo, l'ipertrofia dei turbinati può essere presente, manifestarsi anche con un'ostruzione respiratoria nasale, nei casi più gravi il soggetto non sente più gli odori, in alcuni casi non sente più i gusti, anche non avendo delle poliposi nasali, ma anche semplicemente avendo i turbinati molto molto grossi. Ci può essere una continua secrezione nasale, di solito secrezione acquosa, quando è più densa, giallastra, giallo-verdastra, è perché c'è un'infezione, c'è subentrata un'infezione di questo muco. Bisogna usare dei sintomatici, fare dei lavaggi nasali con acqua marina e acido ialuronico. Questo, l'acido ialuronico è una sostanza che noi abbiamo nell'organismo ed è una notevole sostanza antinfiammatoria. E poi abbinare una terapia come spray con del cortisone, ve ne sono tantissimi di prodotti, io ne ho prescritto uno prima alla signora Cristina. Questi vanno usati anche questi a cicli, 15-20 giorni al mese. Se c'è un'allergia vera e propria bisogna anche usare un antistaminico, eventualmente anche del cortisone per bocca oltre all'antistaminico per bocca. E se c'è una sinusite bisogna anche eventualmente abbinare dei cicli di aerosol o di cure termali in maniera tale che il farmaco possa penetrare anche nelle cavità paranasali più profonde. Senta, ecco, lì si vede l'ipertrofia dei turbinati, sì. Questa può comparire e essere presente anche tutto l'anno, in realtà invece quando nella situazione normale, quando il soggetto si espone al freddo, a sbalzi di temperatura o di umidità, i turbinati gonfiano così come quando sono ipertrofici per la rinite e questo per ridurre lo spazio aereo. Vedete la differenza sostanziale tra lo spazio aereo che c'è nelle fosse nasali normali e lo spazio aereo che c'è nelle fosse nasali quando i turbinati sono ipertrofici. Ecco, ci sono dei consigli che possiamo dare, accorgimenti per la vita quotidiana? Tra l'altro, dottor Capricci, uno su tutte, le abbiamo imparate a conoscere fin troppo bene, le mascherine. Penso che questi problemi si siano ridotti molto da quando ci sono le mascherine. Certo, certo. La mascherina protegge, perché tant'è vero che protegge anche per quanto riguarda le infezioni alla gola. Si sono ridotte le angine, si sono ridotte le tonsilliti, nei casi in cui recidivanti di tonsillite, almeno per quanto riguarda i pazienti che ho visto io, sono pazienti che hanno l'abitudine di controversa di mettere le mani in bocca, mettere le penne in bocca, quindi sono loro che veicolano germi in bocca. Con le mascherine c'è questa protezione, quindi si è ridotta tantissimo la patologia naso-sinusale e la patologia orofaringea tonsillare. Però in più è importante una dieta anche ricca di vitamine. Abbiamo visto che anche la vitamina D adesso è considerata un notevole fattore immunostimolante per aumentare le nostre difese, quindi non solo la vitamina C. E poi per rivitalizzare bene la mucosa nasale, vitamina A, vitamine del gruppo B, che hanno l'azione direttamente sul naso. Quindi una dieta equilibrata, ricca però di frutta, verdura a foglia scura, legumi, tutte sostanze che contengono moltissima vitamina del gruppo B, vitamina A, vitamina C e vitamina D, D come domodossola. Senta, apro una piccola parentesi alimentare visto che ne ha parlato, effettivamente la vitamina D ricorre molto, l'importanza, quanto sia preziosa, nei paesi del nord le usano proprio come terapia dell'intera popolazione per la mancanza di sole che hanno per 6 mesi l'anno. Esatto, perché ricordiamo ecco. Che la vitamina D viene attivata dai raggi solari, tant'è vero che uno dei vecchi detti dei nostri nonni era che il sole fa bene alle ossa, ed è vero, anche perché la vitamina D interviene nel metabolismo dell'osso, nell'accrescimento e nella modificazione dell'osso assieme agli ioni calcio, e tutto questo incide sulla produzione di nuovo osso. Noi abbiamo due tipi di cellule nell'osso, gli osteoblasti e gli osteoclasti. Gli osteoblasti sono cellule che producono nuovo osso e gli osteoclasti sono cellule
che mangiano l'osso, soprattutto l'osso vecchio. Questo avviene soprattutto anche quando noi ci fratturiamo un osso o comunque nell'accrescimento osseo. L'elasticità dell'osso è legata a un equilibrio tra il lavoro degli osteoblasti e il lavoro degli osteoclasti. Dovremmo avere una... Tutto questo avviene grazie alla produzione e al metabolismo di vitamina D e di calcio. E purtroppo c'è un aumento del rachitismo perché adesso come adesso, nelle diete moderne, a volte il latte viene abbandonato per l'intolleranza al lattosio, perché c'è queste campagne contro il lattosio, quando invece il lattosio e il latte intero sono fondamentali, come il parmigiano, in una dieta mediterranea sana e per avere un osso che è assolutamente un osso resistente. Allora, vediamo, dovremmo avere una telefonata. Pronto? Pronto, dottore, buongiorno. Come si chiama? Da dove voi chiama? Voi mi conoscete per altre cose, sono Carla da Torino. Senta, io ho un problema, sono tantissimi anni che devo dormire di notte anche se fa freddo con la finestra aperta, se no mi manca il fiato. Dal naso non riesco a respirare, cioè non so se è un fattore psicologico. Con le mascherine mi succede questo, se la metto nella bocca respiro bene, se la metto sul naso mi sembra di soffocare e non riesco a tenerla. Ora io mi chiedo, il naso io respiro benissimo, non respiro di bocca, perché mi fa questo effetto? Non so se è un mio fattore, io soffro anche di, non vado negli ascensori, non vado in cantina, di claustrofobia. Soffre di claustrofobia, non so se dipende da questo il mio terrore che il naso non riesca a darmi aria. È un fatto psicologico, dicevo, lei soffre di claustrofobia e questa forma anche collegata alla mascherina la porta ad avere una sensazione di soffocamento. È una condizione psicologica, deve lavorarci sopra, perché indubbiamente le mascherine, anche se adesso si sono ridotte per quanto riguarda l'uso e il proibizionismo, adesso come adesso, volendo in certi posti, può girare senza mascherina. Però bisogna sperare che non ci siano recidive del virus Covid, perché altrimenti bisognerà tornare all'uso della mascherina in tutti i luoghi, quindi per lei diventa un problema, che però è, ripeto, un problema psicologico. Se una donna, come sembra, mi sembra una donna intelligente, perché già riesce a individuare e a capire questo tipo di ansia, che è diversa però da il restare chiuso in un ascensore. Secondo me è più facile superare l'handicap della mascherina che superare un handicap di uno luogo chiuso, di uno spazio chiuso come può essere un ascensore. Per quanto riguarda il fatto che respiri bene dal naso e non dalla gola, questo è importantissimo. È chiaro che però il dormire con la finestra aperta, e lo faceva mio nonno, buonanima, che anche d'inverno aveva la finestra sempre aperta nelle langhe, quando io dormivo da lui, un freddo porto d'inverno, perché lui era abituato alla finestra aperta. Bisogna considerare che la temperatura d'inverno si abbassa molto e quindi il naso e la testa subiscono queste variazioni di temperatura e questo abbassamento di temperatura, e lo subiscono in due modi, reagendo in due modi. Uno, con un'ipertrofia dei turbinati, quindi con un gonfiore dei turbinati, e due, con la produzione di secrezioni di muco che servono per far bloccare gli eventuali possibili germi che col freddo ci sono. Bella questa immagine delle langhe. Ecco, le langhe sono queste, per chi non le conoscesse. Però io vado a dormire di notte anche con la berretta ancora di lana come i vecchietti, perciò il freddo non lo sento la testa di notte. E beh, grazie, se la berretta bene di lana la tiene su tutta la notte, è chiaro che può tenere la finestra volevo aperta. Volevo chiedergli un'altra cosa, gentilmente. Io sono nata nel 44 a Casale Monferrato, dove ero bambina fino al 45-46 e bombardavano, io dico bombardamenti, e mi portavano nei rifugi e mi sentivo soffocare, ero bambina, mi mancava l'aria. Finché ero molto giovane non, questo non mi è venuto in mente. C'è un ritorno. Praticamente non vorrei che fosse una cosa appunto dei tempi allora, rinchiusa in queste cose, che ma sicuramente sentivo non respirare, soffocare, dipende da sicuramente quello. Sicuramente
Ma sicuramente può essere stato questo lo shock che ha determinato la claustrofobia. Sicuramente. Assolutamente, grazie dunque. Sì, sempre importante da tenere in considerazione l'aspetto psicologico che a volte può veramente creare dei disturbi anche molto molto pesanti. Io volevo, solo per concludere la parentesi alimentare, poi torniamo insomma su argomenti più otorinolaringoiatrici, perché attenzione, se non sbaglio, dottore, la vitamina D oltre un tot diventa tossica a differenza di altre vitamine. Allora, visto che è un argomento a margine, se ce ne vuole, diciamo. Ok, abbiamo un'altra telefonata, sentiamo chi c'è in linea. Pronto? Mi scusi, ma non era per il dottore. Volevo solo sapere se il dottor Rodio veniva ancora da voi. Al momento non è previsto, grazie per la segnalazione, al momento no. 011 06 00 774 per le vostre telefonate, 348 80 40 254, il numero per i vostri sms o whatsapp. Diceva che non è del tutto vero, se non in quantità industriali, insomma, che ci sia una tossicità. Infatti, secondo me, è molto più giusto, a meno che non ci sia una patologia in atto, come può essere l'osteoporosi, altre patologie o carenza cronica o metabolica di vitamina, e assumerla con gli alimenti, quindi un'alimentazione regolare. Noi abbiamo la fortuna, lo dico sempre, che la nostra dieta mediterranea è completa, siamo noi poi che ce la roviniamo con le intolleranze possibili o addirittura anche fantasiose, o con le allergie reali o supposte e così via. Cioè, dico sempre l'esempio che mi ha fatto un mio collega allergologo, che diceva che gli intolleranti in Torino, gli intolleranti al glutine, gli intolleranti al lattosio, gli allergici e così via, gli alimenti, vivono quasi sempre, nella stragrande maggioranza, nei quartieri residenziali più ricchi, quindi nella crocetta o in collina. Lui mi diceva, ma sempre detto, nella prima cintura, soprattutto in zone più popolari come Falchera, Valletta, i soggetti intolleranti al latte, intolleranti al glutine, intolleranti o allergici non esistono tra i bambini. Invece adesso è molto di moda utilizzare latti parzialmente, totalmente scremati, senza lattosio, senza praticamente niente, diventa latte anacquato, e lì di calcio e di vitamina D credo che non ce ne sia moltissimo. Dovremmo avere una telefonata? Pronto? Allora, deve abbassare l'audio del televisore a zero, completamente. Pronto? Pronto? Sì, lo abbasso tutto. Sì, va bene. Lo abbassi completamente, la sentiamo veramente molto, molto bassa. Ci ricorda come si chiama e da dove chiama? Sono Annalisa dalla provincia di Asti. Ora bene. Ho una domanda al dottor Capricci. Prego. Mi ha operato la nasale di Viato, mi ha fatto tutto. Mi ha fatto la rinoplastica. Comunque sia, sì, io faccio fatica a respirare, sto facendo proprio, ho avuto anche la bronchite. Sì. E il medico mi ha dato da fare, mi aveva dato l'antibiotico Supracept da prendere 5, cioè per ogni 24 ore per 5 giorni. Sì, va benissimo. Ho preso il Supracept, però mi sento ancora chiusa, è come se mi sento il catarro in gola e però non riesco a espellere. Cioè, a buttarlo via. Cioè, non quanta acqua beve, signora? Buco. E quindi mi sento... Quanta la acqua beve? Mi fa male, mi sento a volte soffocare. Quanta acqua beve? Io sono una spugna. Io bevo tantissimo. Non lo so perché bevo così tanto. E deve bere, perché probabilmente l'organismo glielo richiede, ma è necessario. Non è una patologia bere tanto. Probabilmente il suo muco che è generato da batteri. Non lo so perché bevo così tanto, ma forse più di 2 litri di acqua al giorno io me li faccio. Non so se è un bene o un male che bevo così tanto. No, è un bene, è un bene. Mi devo raccaricare troppo i reni, No, non li carica troppo, stia tranquilla. Se funziona bene a livello renale non li carica. No, io urino tantissimo. Dicevo. Così vado a lasci parlare il dottore, però. Non capisco come mai mi si formano queste macchioline sul naso dove praticamente lei mi ha eliminato quest'osso in eccesso. E lì è un fattore circolatorio, sono macchie rosse, però che non mi fanno male, non mi danno nessun fastidio, solo che mi si formano queste macchie rosse sopra dove c'era prima la coppa, prima che lei mi faceva il miracolo. Sì. Posso parlare?
che... Direi di sì. Allora, adesso le rispondo, signora. Dunque, innanzitutto, probabilmente col fattore che ha avuto infettivo, infiammatorio, si è gonfiata la mucosa nasale, la mucosa respiratoria, non basta prendere un antibiotico, ma deve prendere dei mucolitici, deve prendere degli antinfiammatori, eventualmente abbinare del cortisone, perché la mucosa nasale e la mucosa tracheobronchiale o anche laringea tende a gonfiare con questi fattori, ancor più se c'è del catarro. Deve stare molto attenta perché, indipendentemente dalle infezioni e dalle polmoniti da Covid, esistono delle polmoniti influenzali, delle tracheiti influenzali, niente a che vedere con il Covid, ma che continuano a dare gli stessi problemi che davano 3 anni fa, 4 anni fa, 5 anni fa. Quindi antipiretici, non basta l'antibiotico, in alcuni casi addirittura non serve l'antibiotico, l'ho detto all'inizio della trasmissione, perché quasi sempre queste forme sono virali, quindi l'antibiotico viene utilizzato quasi fuori a sproposito. Serve per evitare le sovrapposizioni batteriche, le sovrainfezioni di processi virali. A parte questo discorso, quando la mucosa del naso è più infiammata, si formano una rete di capillari, probabilmente lei ha anche la pelle molto delicata, adesso non mi ricordo com'era il suo naso, e quindi si formano questi capillari che tendenzialmente, quando ci sono sbalzi di temperatura o uno stato infiammatorio, si formano maggiormente, si evidenziano maggiormente anche come sotto forma di macchie. Può provare a prendere queste creme idratanti che esistono soprattutto anche per la cosmesi femminile e poi soprattutto continuare eventualmente a fare lavaggi nasali con acqua marina, acido ialuronico, le sostanze che già le avevo dato. Grazie, grazie. Dunque, allora 011 06 00 774 per le vostre telefonate. 348 80 40 254 per i vostri sms o whatsapp. Dottor Caprici, quali sono i casi più gravi di due malattie, diciamo, comuni come rinite e sinusiti che ha riscontrato lei? Per le riniti? Sì, che si possono verificare, insomma. Beh, nei casi più gravi è quando c'è una complicanza grave di una rinite cronica in cui c'è una rinite purulenta, quindi la presenza di un essudato, di una secrezione purulenta, che può estendersi anche ai seni paranasali e quindi soprattutto all'etmoide, può dare un gonfiore dell'etmoide dell'occhio con addirittura diplopia, perché si può spostare il bulbo oculare, quindi una visione doppia e poi con una tumefazione grave. Si forma una cellulite orbitaria, quindi un'infiammazione di tutta la struttura attorno all'orbita e in questi casi è necessario intervenire chirurgicamente, abbastanza anche rapidamente, oltre a fare una terapia antibiotica, perché bisogna intervenire con le fibre ottiche dall'interno del naso per risolvere il problema che diventa se non un problema infettivo grave con rischi reumatici e con rischi anche per quanto riguarda l'occhio, per quanto riguarda la vista. Dovremmo avere una... presente anche spesso nei bambini un'etmoidite orbitaria. Infatti se la regia cerca, vi sono delle foto molto esaustive sulla la complicanza orbitaria nei bambini piccoli, perché c'è anche una diceria, una volta c'era, che la sinusite non colpisce i bambini piccoli, ed è una cosa errata, perché la sinusite colpisce anche i bambini piccoli, addirittura ci può essere una sinusite nei neonati, dovuta anche al fatto che il liquido amniotico materno può penetrare, ecco questa è la cellulite orbitaria, vedete il gonfiore palpebrale, l'arrossamento della cute tutta attorno all'occhio, non si riesce ad aprire la palpebra, quindi c'è anche una diminuzione della possibilità di vedere. E poi ci sono delle secrezioni, perché si accompagna quasi sempre a una congiuntivite, e queste secrezioni determinano anche delle crosticine che chiudono ancora di più le palpebre, perché restano anche appiccicate alle ciglia. Dicevo, le sinusiti sono presenti anche nei neonati, perché il liquido amniotico può penetrare nei seni mascellari, che sono già presenti, come sono presenti nei seni etmoidali. Non si forma nei seni frontali o nei seni sfenoidali, che si formano poi col tempo, intorno ai 7, 8, 9 anni e non prima.
fino ai 12 anni. Quindi i seni paranasali continuano a crescere, a formarsi fino all'età che ho detto io. Però già nei neonati sono presenti alcune cavità sinusali che possono quindi infiammarsi e infettarsi. Allora dovremmo avere intanto una telefonata per il dottor Capricci. Pronto? 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 Buongiorno, come si chiama? Da dove chiama? Allora, io sono Annalisa dalla provincia di Asti. Volevo... No, ma ha già chiamato allora, prima però, Annalisa. Ha già chiamato prima, Annalisa. Volevo chiedere una domanda... Sì, va... però volevo chiedere una no, domanda... No, non possiamo, non possiamo. Mai domanda... più di un intervento per trasmissione. Mi spiace, questa è una delle regole fondamentali, assolutamente. Mai più di un intervento, telefonato, messaggio per trasmissione. Ricordiamo anche, tra l'altro, che alcune telefonate erano un po' brutte, di evitare possibilmente il viva voce. Allora, dovremmo avere una telefonata, allora andiamo... No? No? Oh, sì? Ok, allora sentiamo chi c'è in linea. Pronto? Pronto? Buongiorno, come si chiama? Da dove chiama? Oh, io sono Michele Lombardi e chiamo da Murisengo, provincia di Alessandria. Sì, Michele da Murisengo, prego con la domanda per il dottore. Volevo chiedere... Buongiorno. Essendo che a me mi è uscito del sangue dal naso... un annetto fa, sì. E quindi dopo di quello che mi hanno messo sto tampone, io quando dormo la notte mi sveglio con sto soprassalto che mi sento soffocare, e quindi volevo chiedere se questa cosa qua è una conseguenza che mi ha portato sto tampone. Secondo me è una conseguenza solo psicologica, perché un tampone nasale che è fondamentale da inserire nel naso quando il soggetto sanguina, non dà una alterazione dei turbinati, cioè non rovina i turbinati, perché sono tamponi, per quanto apparentemente siano duri, sono dei tamponi di spugna, quindi sono morbidi. No, a me me l'hanno fatto tenere una settimana e io da quella cosa lì... Ah, vabbè, certo, si tiene fino a quando smette il sanguinamento, può essere 2 giorni, 4 giorni, sì, 6 giorni o una settimana. Però, ripeto, può subentrare un problema psicologico, perché a volte anche il togliere lo stamponamento può essere traumatico, perché può far male, certo. Quindi può essere rimasta questa situazione. Non credo che si sia formata qualche neoformazione che le impedisce e le ostruisca il passaggio dell'aria. Però le conviene a questo punto parlare con un otorino lì della zona e fare una visita al Torino per valutare appunto le fosse nasali, facendo anche una fibroscopia, quindi un controllo rinologico delle fibre ottiche, con le fibre ottiche per vedere la struttura nasale. Grazie, grazie dunque. Allora, dottor Capricci, noi siamo praticamente in conclusione. Con il primo consiglio, cioè sintetizziamo quello che diceva prima. Andiamo verso il periodo delle allergie, delle graminacee, dei pollini, eccetera. Il primo consiglio che si sente di dare? Sicuramente fare la terapia antistaminica che viene consigliata dall'allergologo, dall'otorino, non trascurando questa terapia che è fondamentale. Abbiamo perso... Fare i lavaggi nasali e fare anche una terapia a cicli con uno spray a base di cortisone, perché è importante anche che la mucosa nasale venga detersa, umidificata e disinfiammata. E bere tanta acqua, non l'ho ancora detto quest'oggi, anzi l'ho detto forse solo prima, perché l'acqua è il miglior mucolitico che c'è, il miglior idratante della mucosa nasale e della mucosa orale, e quindi è fondamentale l'acqua. Insomma, anche contro le allergie di stagione l'acqua, ecco, va sempre bene. I 2 litri abbondanti, come diceva prima la signora, non sono affatto troppi, anzi vanno generalmente... Io arrivo sui 3 al giorno. Addirittura. Cioè, da solo fa andare un pacco d'acqua in 2 giorni, da solo, figuriamoci con la famiglia. Infatti. Va bene, ma d'altronde bere acqua, insomma, più se ne beve di solito e meglio è. Allora siamo ai saluti, naturalmente. Grazie all'otorino laringoiatra, dottor Massimo Capricci, a presto. Grazie a voi. E allora è tutto con Buongiorno Dottore, a me non resta che augurarvi un buon proseguimento con i programmi di Rete7. A presto con Buongiorno Dottore e Buongiorno Avvocato.